famiglia Ciurma, io sono Mazza Testa e siamo qui oggi con Bus Driver. Un giochino un po' di simulazione di guida degli autobus, insomma, dove bisogna fare un tragitto con un percorso un po' più difficile, sempre con la difficoltà ad aumentare, e prendere delle persone e portarle dall'altro capo. Ci sono 6 livelli con ognuno 6, cioè 6 gradi con ognuno 6 livelli. È un giochino carino, niente di impegnativo, non aspettatevi granché. Me l'hanno regalato quando ho preso Euro Truck Simulator 2 e l'ho provato l'altro giorno insieme alla mia ragazza. Bel gioco, mi è piaciuto, e allora oggi ci troviamo qua su Bus Driver. Tra l'altro io ho il volante e pedaliera, quindi utilizzerò quelli, spero che dovrebbe riconoscerli, sì, infatti, sono riuscito a configurarli correttamente. Tra l'altro ci sono delle penalità, sia se si passa con il rosso che se non si mettono le frecce, che se si frena troppo pesantemente. La gente deve essere comunque contenta. Ok, adesso vedete, sta salendo la gente, mi sento proprio un autista di autobus provetto. E come potete vedere sono contenti, no? C'hanno quel faccino verde, come potete vedere là, che dimostra appunto che sono contenti. Adesso noi dobbiamo uscire da questa zona qua, facendo attenzione, mettiamo la freccia a destra adesso, sperando che non ci cilindrino in pieno. Non dovrebbero. Ok, proper blink use ci ha dato un bonus di più 10. Qua non è tanto preoccupante il ritardo, bisogna fare più che altro con calma per evitare di provocare incidenti o di frenare comunque troppo in fretta. Altra gente che sale, nessuno che scende. E boh, si riparte per la prossima fermata. 7 fermate abbiamo ancora da fare. Qua è verde, riusciamo a passare in tempo? No, ci conviene fermarci. Ci mettiamo ancora un attimo più in qua. Ok, mettiamo la freccia, ne andiamo con calma. Green light, bonus. Oddio, ce la facciamo girare al pelo proprio. Bueno, bueno, bueno. Ok, ci avviciniamo verso la prossima fermata. Il numero 13, tra l'altro. Vediamo cosa riusciremo a fare qua. Distanza. Questo qua ha parcheggiato proprio in mezzo alla strada, prima di non dover fare degli incidenti. Ok, l'abbiamo schivato al pelo, tipo. Qua c'è anche della roba per strada. Che cos'è sta roba? Sto gas per terra che esce dai tombini. Boh, speriamo che non sia grave. Freniamo leggermente, altrimenti la gente poi si incavola. Ecco, infatti avete appena sentito che si sono leggermente incavolati. Qualcuno scende, qualcuno sale, e noi possiamo ripartire verso la prossima fermata. Allora, facciamo attenzione a non andare troppo veloci qua. Dobbiamo andare laggiù. Ci mancano ancora 6 fermate. Qua c'è un autobus, cioè c'è un tir fermo. Dobbiamo superare, vediamo se riusciamo a... Ok, perfetto. Proper blink usage più 10. Poi tra l'altro questo qua funziona anche tipo a record, nel senso ti dà un punteggio, come potete vedere in alto a destra. Credo che lo possiate vedere. Io adesso non lo vedo perché c'ho sopra il... in sovraimpressione, diciamo, l'affare di action che indica i frame e da quanto tempo sta registrando. Che in questo caso non funziona bene perché è tutto nero, ma spero che stia registrando, perché ho già perso un video per una scemata, e quindi preferirei che sto giro stia effettivamente registrando. E quindi non lo vedo, cioè riesco a intuire che sia un 394 punti ora come ora. Comunque più uno fa... Ecco qua. Ho frenato troppo di colpo. È un po' più un casino frenare con la pedaliera, insomma, rispetto che con la tastiera.
Però è colpa mia, nel senso non sono particolarmente bravo. E in più ti punisce severamente questo gioco. Se per caso fai qualcosa che non va, grandi punti in meno, la gente è molto triste, molto arrabbiata. Poi questo aumenta di difficoltà. Adesso siamo giusto al settimo livello, cioè il primo livello del secondo stage, diciamo, della seconda serie, diciamo, di 6. E quindi non è particolarmente grave, però. Ci sono degli scenari dove la gente si incavola per poco anche. Poi invece la gente è abbastanza tranquilla, ha una giornata di sole. E tra l'altro l'asfalto è anche buono. Ho guidato nel livello precedente in mezzo al ghiaccio e alla neve ed è davvero molto 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 più problematico perché bisogna andare molto più lenti, sbanda tantissimo l'autobus anche perché è pesante come mezzo. Cioè non sembra così in un videogioco ma... La fisica è resa abbastanza bene, cioè la fisica del tuo autobus, non è che la grafica sia chissà che cosa, però la fisica dell'autobus è resa abbastanza bene, quindi si sente proprio che l'autobus è più pesante, quindi tende di più a slittare. Ok, qua non abbiamo fatto incavolare nessuno. Open doors. Ok, possiamo ripartire. Perfetto, la gente è tutta felice. Qua c'è il semaforo rosso e poi dopo dovremo girare a destra. Cos'è quell'indicatore? Ah no, ci dice che dobbiamo andare dritti, perfetto. Green light, tra l'altro questi semafori durano verdi per pochissimo. Cioè stanno verdi per pochissimo proprio. Allora, andiamo qua con calma. Ci darà un malus forse sulla lentezza del tragitto. Però se non altro no. Se non altro non stiamo facendo incidenti o altre cose del genere. Punteggio sta salendo, vedo 874 mi pare di percepire, che non è assolutamente male, ma la maggior parte del punteggio viene appunto dalla gente che viene trasportata felice. Più gente trasporti e più la gente è felice, più punti hai. Quindi qua abbiamo ancora parecchia gente sull'autobus. No, ha ingranato la retro, non so perché. Forse perché ho frenato troppo. Ok. Fermata di Kilburn. Ce ne manca solo una. A Grove Park dovrebbe essere. Ah no, due ce ne mancano ancora. No, una. Ah, qua è rosso, fermati. Oddio, verde, 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 verde. Dai, che ci manca l'ultima fermata. Perfetto, partenza a tutta tavoletta. Cioè, a tavoletta, scusate, ma ha una ripresa proprio clamorosamente penosa. Ma d'altronde è un autobus. Oddio, rallenta, rallenta. Non sapevo che bisognasse entrare qua dentro. Ok, per fortuna non sono stato neanche costretto a frenare troppo. Stiamo arrivando al capolinea, ragazzi. Io intanto vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto e iscrivervi se non l'aveste già fatto. Mi trovate anche su Facebook. Il link della pagina è in descrizione. Anche su Google Plus ci sono, naturalmente. E lasciare un commento di cosa ne pensate di questo gioco. Non ne farò mai una serie, credo, perché non sarebbe abbastanza interessante. Però credo che per un video possa essere abbastanza carino. Non so perché ho due driving penalty, credo per il fatto di aver frenato di colpo. Questi sono i passeggeri trasportati. Vedete che la maggior parte del punteggio. I bonus sono quando mi sono formato bene, quando ho messo la freccia bene, sono passato col verde, eccetera, eccetera. E sono all'11% in tempo, quindi sono abbastanza in ritardo, però non troppo, diciamo. Il mio punteggio è quindi 4269. Mettiamo il nostro nome, Mazzetes, perfetto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!